Il poker del Bayern Monaco sul Werder Bremer Field nell'avanzata che apre il primo giorno del campionato nella Bundesliga tedesca. I campioni di Germania si alzano così dopo la chiara sconfitta della casa 30 la scorsa settimana nella Supercoppa contro Lipsia, senza Gnabry, che è rimasto a Monaco per i problemi fisici dell'anca. Tuchel lancia l'attaccante inglese Kane, autore dell'assistenza per l'obiettivo di Sané che sblocca il risultato al quarto minuto nella formazione dell'attaccante inglese. Fuggi dopo trova la testa in rete con Fulkrag, annullata per il fuorigioco. Il difensore sudcoreano Kim è avvertito nella seconda metà, sostituita dall'olandese De Ligt, quindi un'altra ex sala della Juventus. L'attaccante francese Coman prende un polo prima del raddoppio di Kane. Al suo primo gol nella Bundesliga a un quarto d'ora dal No Masraoui è preferito a Pavard, il difensore francese del 27 anni. Contratto in scadenza il prossimo giugno 2024 e alla vista dell'Inter sul mercato. Rimane seduto in panchina per tutti i 90 minuti. Nel frattempo, oggi i gestori nerazzurri hanno sollevato l'offerta 25 euro più altri 5 milioni bonus per una valutazione totale 30 milioni, mentre il Bayern chiede 35 bonus inclusi. Non è una coincidenza che Inter ha rinunciato al difensore inglese del Tottenham, Jafet Tanganga, ora dentro le attrazioni della Luton Town appena promossa in Premier League.